Ad IFA 2016 Lenovo ha presentato il Mix 510, l'ultimo nato all'interno della gamma di tablet Mix che raggruppa gli Slate Windows della casa cinese. Ha un formato da 12,2 pollici con uno schermo IPS Full HD Plus, quindi con risoluzione di 1920x1200 pixel. È un 2-in-1 convertibile con tastiera cover ed è provvisto, questa è la sua caratteristica, di una kickstand sulla parte posteriore agganciata alla base per mezzo di queste particolarissime cerniere che sono derivate dalle cerniere Watch Band Inge dei Lenovo Yoga serie 900 e serie Pro. È composta da ben 280 elementi in acciaio e consente la rotazione fino a un massimo di 150 gradi della stand, che ci consentirà di posizionare il tablet quasi piatto sulla scrivania o sul tavolo, una inclinazione perfetta per utilizzare la penna in dotazione, oppure con un angolo ridotto con una inclinazione che va molto meglio invece per utilizzare la tastiera. A proposito della tastiera, è una tastiera cover che è stata migliorata rispetto al passato, adesso ha uno spessore di 1.5 mm e una corsa dei tasti più lunga in modo tale da avere un miglior comfort alla battitura. Si tratta anche in questo caso di una tastiera AccuType di Lenovo, come è possibile vedere dalla particolarissima forma dei tasti. In basso c'è anche un touchpad, non è Bluetooth perché qui in alto ha un connettore poco pin e quindi connessa via hardware al tablet, e poi nella parte alta c'è un listello magnetico che consente di ripiegarla sul tablet per avere un'inclinazione che è sicuramente più ergonomica quando si va a scrivere. Potete comunque, se preferite, utilizzarla mantenendola completamente piatta sul tavolo. Circa il Mix 510 in sé, vediamo che ha un design abbastanza sottile con un peso di 900 grammi che sale a 1,25 kg quando viene agganciato alla cover. Per quanto riguarda le interfacce sui lati, vediamo che sul lato destro c'è il primo degli speaker, un jack audio, il bilanciere volume, il pulsante d'accensione. Sulla parte superiore c'è soltanto una serie di griglie per il sistema di raffreddamento. Sul lato sinistro abbiamo una porta USB Type-C occupata dall'antitaccheggio che funge anche da alimentatore, una porta USB full size che in questo caso ospita questo occhiello che serve a mantenere in posizione la penna, e poi c'è il plug per l'alimentazione. Per ultimo, all'interno della kickstand, in questa posizione, nei modelli che sono dotati di connettività 4G LTE, ci sarà lo slot per la SIM card. E poi sulla parte superiore c'è una camera da 5 megapixel che fa coppia sulla parte anteriore con una camera da 2 megapixel, quindi una dotazione abbastanza completa per questo Mix 510. Vi mostro che cosa c'è all'interno in termini di piattaforma hardware. Vediamo che c'è un processore Intel Core i3 6100U, quindi un processore Skylake U, supporta fino a un massimo di Core i7, accompagnato in questo caso da 4 GB di memoria RAM LPDDR4, quindi una memoria molto efficiente che ha consumi ridotti, ma può avere fino a un massimo di 8 GB, quindi una piattaforma hardware dalle buone prestazioni ma dai consumi ridotti, che permette di raggiungere a tutto il tablet un'autonomia di 7 ore e mezza o 8 ore con la batteria integrata, quindi l'autonomia pari a una intera giornata di lavoro. E infine c'è uno storage fino a un massimo di 1 terabyte allo stato solido. Merita sicuramente qualche informazione in più la penna, che è una penna attiva che ospita al suo interno una batteria, è provvista di 2 pulsanti fisici e di una punta con riconoscimento dei livelli di pressione, quindi potete utilizzarla per scrivere a mano libera con la massima precisione sullo schermo del Mix 510 e per sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia Windows Ink che è stata aggiunta a Windows 10 a partire dall'anniversary update. La penna non può essere attaccata magneticamente o fisicamente al tablet se non tramite questo occhiello, ma in compenso può
attaccarsi magneticamente alla base. Mix 510 arriverà sul mercato a partire dal mese di ottobre con un prezzo di 699 euro che include anche la penna e la tastiera cover.